Ciao ragazze e ciao ragazzi, finalmente arriviamo a questo video. Mi spiace per il ritardo, per fortuna mi ero scritta tutto, quindi non c'è nessun problema. Allora, considerazioni finali dei rossetti Wycon e L'Oreal. Di Wycon ho 3 pezzi e di L'Oreal ne ho 2. Allora, partiamo da Wycon. Wycon, come sapete, è un marchio che qui a Genova non c'è il negozio fisico. Il negozio più vicino si trova praticamente a 1 ora e mezza di autostrada. Non ho capito bene, non sono bravissima con la geografia. Mi pare sia a Chiavari, quindi il mio ragazzo mi ha detto scordatelo. Ovviamente c'ha tutte le ragioni del mondo. E sul sito, sinceramente, non mi invoglia così tanto perché dopo l'ultima esperienza preferisco evitare. Quindi Wycon per adesso mi limito a questi 3 pezzi, ma spero che quando girerò per altre città e troverò magari un Wycon di prendermi almeno un'altra tinta. Perché dico un'altra tinta? Perché tutto ciò che dicono sulle tinte è vero. Questa tinta è veramente spettacolare. Io ho la Borgogna, che di Borgogna non ha nulla, è solo un, chiamerei malva, perché è un nude malva. A fine video vedrete comunque la foto sulle mie labbra è questo qua. Dovete essere molto, cioè almeno io mi doso molto su quanto metterne sulle labbra ed ha un colore più scuro delle mie in modo tale, cioè è bellissimo, un nude più scuro. È bellissimo, tiene a lungo. Io sono uscita, ho bevuto un tè, ho mangiato, mi si schiarisce all'interno. Ma niente di più, cioè io sto zitta e mi si vede perfettamente il rossetto, sembra non essere stato scalfito, mentre se parlo ovviamente l'interno dopo aver bevuto e mangiato se n'è andato, però per il resto è veramente veramente ottimo, 6,90 euro il prezzo, come dicevo potete trovarlo sia nel sito che nel negozio fisico. Passiamo alle altre due, avevo sentito parlare strabenissimo di questa matitone della Wycon, sempre ovviamente, però dell'edizione burlesque, il Simply Red. Io ho la colorazione Desert Rose, lo 05. Sinceramente di rose anche qui non c'è una cippa, è più un rosso. Il colore non è propriamente quello che avrei preferito scegliere, però purtroppo basandomi solo su swatch e sulla disponibilità che c'era in negozio, la mia curiosità era anche assai. Per di più l'avevo preso scontato, tipo una cosa come 3 euro, e allora alla fine ho preso così a muzzo questo colore. Però per quanto riguarda la resistenza, anche questa è ottima. Non quanto la tinta, ma è ottima. Poi arriviamo alla Rebel Art, il rossetto in edizione limitata con appunto questa collezione, il numero 08. Sì, non ha nome, stavo leggendo, cioè sicuramente avrà un nome che io non so, che è anche qui un malva scuro, si può dire. Vedete? Questa pallone enorme che ho fatto di swatch. È un rosa molto scuro. Mi piace un sacco come rossetto, come durata non è alla pari della tinta, ma anche questo dura a lungo. Tutto sommato, sinceramente, se lo trovassi, se non sbaglio, si trova anche in sconto. Se lo trovassi in sconto, lo acquisterei, magari di un altro colore, ovviamente. Ne acquisterei un altro perché non sono affatto male. Poi passiamo alla fine ai 2 pezzi di L'Oreal. Avevamo come rossetti questi, ovvero uno della collezione limitata, Laetitia, ti chiameremo Laetitia, ha sempre un nome che io odio comunque sia, e questo era quello più scuro nella collezione di 2 anni fa. Lo potete trovare, se non sbaglio, ancora forse all'Oreal Outlet. E il colore è questo qui, meraviglioso, stupendo. Io poi adoro molto azzardarmi con i contrasti, ovvero pelle chiara come la mia che è cadaverica e queste labbra belle scure, proprio mi piacciono da matti. Infine abbiamo questo che è una delle tinte che erano uscite
che in realtà sono uscite in diverse finish, gloss, tinta, matte, non matte, via dicendo. Io avevo preso quella matte che è la 407 Smoke Me Up. Stupida io perché ho pensato sarà un gloss matte, quindi probabilmente è una tinta. No, questa è proprio una definizione di gloss, quindi ovvero rimane la sensazione di gloss. Ovviamente se ne mettete uno strato non proprio enorme, vedete, è questo qui. Se ne mettete uno strato sottile, ovviamente poi si andrà ad opacizzare, rimarrà quella sensazione sempre di gloss che a me non fa impazzire. Infatti, per fortuna mi sono limitata solo a un pezzo perché ero tentata di prenderne un altro visto che costava in sconto 7,90, l'avevo trovato invece di 9,90, quindi per fortuna mi sono limitata ad un pezzo. Questo devo dire che è un nì, non mi piace a me la tipologia, quindi potrebbe piacere a te che stai guardando questo video, però lo utilizzo di più, ho notato, nel periodo estivo perché fai una passata di colore, bene o male ti sta bene, ecco. Questa era tutta la mia considerazione finale dei rossetti Wycon e L'Oreal. Voi cosa ne pensate? Avete qualche altro pezzo da consigliarmi sia di Wycon che di L'Oreal? Perché ovviamente io quest'anno, comunque l'anno 2015 è stato l'anno rossettite, come l'anno 2014 fu l'anno palettite. Non sia mai che sulla mia gamma di colori manca un rossetto, ecco. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!